tutti, bentornati nel mio canale e bentornati in questo nuovo video dove ci facciamo un pochino di compagnia. Volevo farvi vedere le ultimissime cose che mi sono arrivate. Prima di tutto vi volevo far vedere una cosa di cui sono super 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 felice, che è una cosina che sono sicura vi piacerà tantissimo, perché ve ne avevo parlato in qualche video fa e vi era piaciuto da matti. Praticamente, non so se vi ricordate, quando vi ho fatto vedere la box dei la box di Pan di Stelle, quindi dove c'era praticamente, vi arrivava la scatola in cartone con il pacco di Pan di Stelle in versione natalizia e la tazza che Pan di Stelle ha fatto in collaborazione con Toon, bellissima, e vi è piaciuta tantissimo, e infatti tantissime di voi poi l'hanno comprata. In quell'occasione vi ho parlato di un concorso che c'era in atto con Pan di Stelle, che c'era infatti anche sul retro, insomma, della confezione, dove appunto si poteva, acquistando due pacchi di Pan di Stelle nello stesso scontrino, potevano essere Pan di Stelle, cioè biscotti, crema, qualsiasi cosa, basta che era Pan di Stelle, e si poteva vincere appunto, si andava sul sito eccetera e si poteva vincere il premio, che consisteva in un altro premio sempre della Toon. Bellissimo, io vi giuro ragazzi, ho provato e riprovato, ma niente, finché praticamente scadeva, se non erro, il 30 dicembre, e io intorno al 27 mi sembra ho vinto, cioè proprio all'ultimo ho vinto ragazzi, io tipo non ci volevo credere. Ho fatto l'ultimo tentativo, ho comprato per l'ultima volta, ho detto vabbè, perché magari capita che li prendo ma da magari un pacco soltanto, invece per l'ultima volta le ho prese insieme proprio per partecipare a questo concorso. Ho detto vabbè, ormai tanto è scaduto, provo l'ultima volta, o la va o la spacca. Schiaccio il tastino e vedo che ci metto un attimino di più arrivare alla conclusione, e poi compare, cioè io ho riguardato tre volte per essere sicura che era giusto, e mi compare questa schermata qua che adesso vi faccio vedere, dove c'è appunto scritto hai vinto il set da sogno della tua. Io tipo oh mio Dio, cioè ragazzi, non vi giuro, sarò scema che mi agito e mi emoziono per queste cose, ma ero troppo felice perché lo desideravo tantissimo, perché come vi dissi appunto in quel video, sono super appassionata della Toon, super appassionata dei Pan di Stelle, e questa collaborazione insieme mi piaceva tantissimo. E tra l'altro avevano 180 giorni di tempo come tutti i concorsi per inviare il premio, invece ragazze è già arrivato, sempre con le scatoline super belle, e quindi adesso lo andiamo a vedere insieme. Nel frattempo si è scaricata la batteria, mi è arrivato il promemoria di Alexa che la lavatrice ha finito e quindi devo andare a stendere, vabbè, tutto sempre insieme. Comunque appunto andiamo ad aprire, quindi arriva tutto in queste scatole super super carine e riutilizzabili assolutamente. Io, a parte che sono amante delle scatole, lo sapete, io le uso tantissimo per organizzare negli armadi, nei cassetti, dappertutto, e soprattutto nel magazzino insomma del mio ufficio, io uso, cioè è tutto super organizzato in scatole, e poi sono super carine queste, cioè veramente, e anche belle resistenti. Quindi andiamo ad aprire. Cioè ragazzi, ho aspettato apposta. Allora, dentro c'è sempre tutto super imballato benissimo. Abbiamo questo che è il certificato di qualità, vabbè, niente di che. E poi facciamo che lo appoggio prima che faccio danni, che se mi si rompe poi piango fino a domattina. Allora, abbiamo il primo piattino, e i piattini appunto sono due, ma guardate quanto sono carini. Vabbè, dietro poi c'è appunto Pan di Stelle Toon, guardate quanto sono bellini con i Pan di Stelle, no vabbè, troppo carini. E poi le tazze, vediamo che carine, aspettate che sposto la scatola, belli. Allora, sono un po' strane come formato, nel senso che come vedete sono un po' piccoli, cioè più grandi, troppo grandi per il caffè diciamo, e piccoline per il latte, forse un pochino più da tè, da cappuccino, non so se da lì rende abbastanza l'idea. Comunque guardate quanto sono carine, cioè allora abbiamo appunto qui Cometa, la renna appunto di Pan di Stelle, con tutto, praticamente è molto simile come fantasia all'altra che avevo preso, che adesso vi faccio vedere, sotto appunto marchiata Toon, cioè super super carina, e appunto con il suo piattino, no, adoro tantissimo. Tra l'altro il valore del set mi pare che è sui 70 euro se non ricordo male, super super carino. Infatti qua poi c'è la solita di Toon, caffè al volo mi pare, sì, ed è carinissimo, però vedete la misura è un po' particolare, però vabbè, fa niente, è carino, per un cappuccino, per un qualcosa così è carino. E poi, oltre a questi, abbiamo quest'altra scatola dove invece ci sono i piatti da dolce, in teoria, i piattini.
anche questi super imballati bene. Mamma mia, quanto sono carini! Allora, eccolo qua, guardate. No, vabbè, ma che bello è! Anche questo, appunto, sempre ovviamente il marchio dietro, cioè super super carino. Mamma mia, sempre con Comet. Ma sono troppo carini. Ecco, io non vedo l'ora adesso già che torno al Natale per poterli usare. Sono troppo belline. Di qua ci dovrebbe essere appunto l'altro, perché era due tazzine con piattino e due piatti da dolce. Che bellini! Mamma, che carini! Ok, super contenta. E quindi questo è tutto il set, poi magari vi faccio un'inquadratura generale per farvelo vedere un po' meglio dell'insieme. E vi faccio vedere invece la mug che avevo preso io su Amazon. Ecco, questa invece è la mug che avevo preso io su Amazon, con quel set che vi ho fatto vedere, quella box natalizia. Per cui adesso abbiamo la mug, che è quella bella grande, bella capiente, che ho già usato perché mi piace un sacco. E poi queste, vedete, sono più piccoline, forse così si vede un po' meglio la proporzione. Sono più piccine, piccine. Poi si vede anche in base alla mano. Dalla foto no, infatti dal video, dalla foto si fa fatica a capire un po' le proporzioni. Poi dal vivo sì, è un po' piccolina, ma ripeto, per un cappuccino secondo me va benissimo. Anche un tè, perché no? E quindi eccole qua. Super super carine, super super contenta. Ragazze, vi giuro, non so quante volte ho provato, ci speravo tantissimo di vincerlo perché, ripeto, mi piaceva tantissimo. E quindi, cioè, non è che li ho comprati apposta, ma già che li compravo approfittavo a prenderne due pacchi insieme proprio per partecipare ogni volta puntualmente. Non hai vinto, non hai vinto, non hai vinto, cioè, io vi giuro, quando ho visto quella schermata sono rimasta tipo, è vero, il cuore è vero, non è vero, è vero, sì, ero vero, contentissima. E quindi niente, non vedevo l'ora di farvelo vedere perché appunto avevo visto che già l'altra volta vi era piaciuto tantissimo questo set. E quindi una cosa è questa. Poi ho preso anche l'altra cosina che ho preso, in realtà la vedete che è lì posizionata. Adesso ve la faccio vedere un po' meglio, mi faccio un attimo spazio qua prima di fare danni. E poi ve la faccio vedere. Tra l'altro, ragazze, ultimamente ho fatto anche diversi acquisti, praticamente tutti, rosa e comunque shabby. Non vedo l'ora che arrivino per farveli vedere, quindi se siete curiose... Se siete curiose, controllate appunto il video, anzi segnatevi la campanella così vi arrivano, cioè cliccate sulla campanella così vi arrivano le notifiche di quando escono i miei video, perché appena arrivano, anche se sicuramente ancora ci vorrà un pochino, ma appena arriva vi faccio vedere tutto. Io non vedo l'ora sia di vederle io e soprattutto non vedo l'ora di farle vedere a voi, perché sono troppo troppo belle, cioè, garantito. Quindi se siete appassionate di rosa, di shabby eccetera, cioè non vi potete perdere quei video. Non vedo l'ora. L'altra cosina che appunto avete intravisto lì è uno scolapiatti che cercavo veramente da un sacco di tempo. C'è una storia dietro questo scolapiatti, veramente l'ho cercato tantissimo perché lo volevo proprio fatto in questo modo, come adesso vi faccio vedere. Innanzitutto perché mi serviva uno scolapiatti, avete visto che utilizzavo sempre uno strofinaccio, appoggiavo le cose lì, ma un sistema che non mi piaceva perché comunque rimane, cioè per quanto lo cambiavo ovviamente quotidianamente e ovviamente pulivo sempre sotto, però è una roba che rimane comunque umida, insomma non va bene. Poi anche bicchieri, tazze eccetera rimangono proprio a contatto e non c'è un rialzo dove che fa riaggiare, quindi asciugare bene le stoviglie, diciamo così. E quindi e poi era proprio brutto, non mi piaceva proprio, dava proprio il senso di disordine. Magari c'era la cucina tutta perfetta, sistemata, pulita, ma poi quel strofinaccio lì proprio dava brutto, mentre gli stessi piatti messi a scolare su questo qui già crea meno disordine, cioè visivamente è più carino. E mi serviva lo scolapiatti perché quello lì praticamente è rotto, non, cioè veramente non si riesce a sistemare, è completamente andato e c'è il rischio che se ci mettete piatti sopra all'improvviso viene giù tutto e ciao piatti, quindi no. Evitiamo. E quindi niente, però volevo ovviamente uno scolapiatti che fosse fatto così per comodità, ma allo stesso tempo, cioè, che fosse carino. E che colore potevo mai volere io, voglio dire, si sa, no? L'ho cercato tantissimo perché lo volevo appunto rosa o comunque di un colore che fosse un pastello, comunque un colore che ci si addiceva ovviamente. E cercandolo in giro lo trovavo solo di colori strani, cioè, o bianco, che per carità è carino, ma dava proprio l'idea di...
tra virgolette cianfrusaglia, passatemi il termine, insomma era un po' bruttino, dava proprio idea di plasticoso, non lo so, non mi piaceva anche queste plastiche, però rende diverso. Oppure colori fluo, sparaflescianti, comunque insomma non riuscivo a trovarlo, rosa sembra impossibile da trovare, ma cerca, che ti ricerca alla fine, dai e dai, l'ho trovato, guardate quanto è bello. Allora io lo volevo esattamente fatto così, quindi che avesse questi per mettere i piatti. Allora, innanzitutto che come vedete ha il vassoio, quindi questo è tutto bucherellato in modo che l'acqua scorre, l'acqua insomma esce tranquillamente senza accumularsi qui e allo stesso tempo essendo rialzato passa l'aria, quindi le stoviglie si asciugano bene. Il vassoio togliendosi facilmente, buttate via l'acqua in eccesso, lo passate una spugnetta insomma ed è a posto, si pulisce anche molto facilmente. E appunto che avesse sia qua per mettere tutti quanti i piatti, qui per appoggiare il resto, che ne so, bicchieri, pentole, quello che volete, e poi qua addirittura per le posate direttamente. Quindi lo cercavo esattamente così e appunto lo cercavo rosa. Poi l'avevo visto anche in giro, l'avevo trovato rosa, un rosa un pochino più scuro, ma purtroppo insomma non si riusciva, cioè già finiti, insomma non erano disponibili, non c'era verso. E Amazon, santo Amazon invece, eccolo qua, tra l'altro uguale identico, c'è anche verde pastello e altri colori che adesso sinceramente non mi ricordo, forse anche bianco e non mi ricordo. Comunque è fatto veramente bene, da quando ce l'ho, cioè, da quando ce l'ho arrivato ieri, però subito l'ho sfruttato e mi ci sto trovando benissimo, mi piace veramente un sacco. E anzi, se vi può far comodo, vi lascio il link giù nell'info box appunto di Amazon. Anche se rosa non lo so se c'è più, mi sembra che era finito perché ce n'erano pochissimi pezzi. Comunque è super super comodo. E poi ripeto, anche tenuto lì comunque. Ah, tra l'altro è praticamente, vedete, lo stesso rosa della macchinetta. Nella foto sembrava molto più sparaflesciante, molto più acceso. Invece è praticamente leggermente diverso dalla macchinetta, ma più o meno è il colore quello della macchinetta del caffè, quindi ci sta anche benissimo. E vedete, anche quando non serve, insomma, che non ci sono le cose su, comunque ci sta bene. E poi a rosa, fa arredamento, è carino, insomma, vabbè. E quindi niente, felicissima anche di questo acquisto, cioè ti giuro, ero così contenta quando l'ho trovato, lo aspettavo da talmente tanto perché veramente stavo troppo scomoda ormai da quando siamo qua che uso quel sistema lì con lo strofinaccio e proprio non lo sopportavo più, vi dico la verità. Comunque, niente, detto ciò, adesso praticamente volevo fare un impasto. Volevo andare a impastare la focaccia per questa sera e lo facciamo insieme. Tra l'altro, ragazzi, è una ricetta buonissima che mi ha dato la mia amica Giorgia, a cui mando un bacione grande, ciao tesoro. Mi ha dato, da quando mi ha dato questa ricetta, praticamente alla fine, cioè provatela, vi giuro, la focaccia ligure, provatela, perché cioè, una volta che la provate è finita, basta. Infatti anche alle mie amiche a cui l'ho data, l'ho rigirata, quindi la mia amica l'ha mandata a me e da quando l'ho fatta mi sono innamorata, l'ho detto anche ad altre amiche e praticamente ormai tutti pazzi per questa focaccia, cioè, vi giuro, è buonissima e si fa velocissimamente, veramente molto molto rapida, adesso lo vedrete comunque nella ricetta. E quindi niente, tra l'altro è veramente sfiziosa, è buona, fresca appena sfornata, cioè perfetta. Quindi bando alle ciance e andiamo a cucinare e impastare. Io ho già le papille gustative, la salivazione a mille perché vi giuro è qualcosa di straordinario con la focaccia. Quindi andiamo, andiamo a cucinare. Per la nostra focaccia ci serviranno più o meno 3 etti e mezzo di farina. Io faccio metà 00 e metà Manitoba. E poi ci occorreranno 40 g di olio, una bustina di lievito, io uso sempre Mastro Fornaio, quella della Pane Angeli, perché è veramente buonissimo, mi ci ritrovo veramente in tutto, lievita tutto bene bene, mi piace un sacco. Poi un cucchiaino di zucchero e dell'acqua quanto basta. Io qua ho intanto preparato tutti gli ingredienti e inizio mettendo appunto la farina, la bustina di zucchero, il cucchiaino, la bustina di lievito, scusate, il cucchiaino di zucchero, mescolo e poi vado ad aggiungere piano piano l'acqua tiepida. Mi raccomando, così aiuta la lievitazione. Dopo un po' che aggiungo l'acqua, vado a mettere l'olio e il sale in modo che stiano un po' lontano dallo zucchero e poi continuo ad aggiungere l'acqua. Con l'acqua non so dirvi la misura esatta perché diciamo l'acqua quanto basta. Quando vedete che l'impasto diventa morbido ma non appiccicoso, è pronto.
next to wanna be you. Counting the hours till I'm home. I should just say fuck it, then quit my job. Now I'm broke. Never easy, does it? Yeah, you keep me up at night. Ecco qua, l'impasto deve essere esattamente così, come vedete è comunque morbido ma non appiccicoso, quindi metto della farina sotto, insomma ci metto l'impasto nella bacinella e poi metto la farina anche sopra l'impasto e ricopro tutto con pellicola e con un panno, uno strofinaccio, e metto nel forno che ho messo a scaldare a 50 gradi, quindi appena metto questa a infornare spengo tutto il forno e lasciamo lievitare per un'ora. Per quanto riguarda gli ingredienti vi lascio comunque la ricetta giù nell'info box. Una volta che è passata l'ora, vado a stendere l'impasto in una teglia. Io uso una teglia, se non erro è 35x35, ma comunque va bene qualsiasi teglia, dipende da quanto volete alto l'impasto. Facendo con questa teglia viene abbastanza sottile e quindi la stendo bene, metto prima carta da forno, ricopro d'olio, metto abbondante olio sotto. Non fate caso, c'è, vedrete parecchio olio in questa ricetta, potete anche metterne un pochino di meno, comunque sappiate che la focaccia ligure è unta quindi l'olio ci va, e quindi ricopro bene con la carta da forno, metto dell'olio e dopo aver unto ben bene tutto il fondo stendo l'impasto. In my face, you're amazing. You swear too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. Yeah, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you offer joy. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. Una volta steso bene l'impasto vado a ricoprirlo di nuovo con lo strofinaccio e lo rimetto in forno a lievitare per un'altra ora, il forno sempre riportato nel frattempo a 50 gradi. Passata anche quest'ora vado a fare, a ricreare i famosi buchetti della focaccia ligure appunto, poi rimetto abbondante olio sopra e poi mezzo bicchiere di acqua, sempre io lo metto tiepida o comunque a temperatura ambiente per non interrompere la lievitazione, e poi un po' di sale grosso, dopodiché finalmente andiamo ad infornare. Per quanto riguarda i gradi regolatevi con il vostro forno, il mio siccome è bello potente lo tengo sui 160 come anche per la pizza, se no 200 gradi, comunque ci una bella temperatura alta. Considerate che col forno che avevo prima corrispondeva ai 200 gradi più o meno, e lasciamo cuocere, ci vorrà più o meno una ventina di minuti, comunque capirete che è cotto quando vedrete che la superficie è tutta dorata ma all'interno dei buchini, come vedete, rimane l'impasto che sembra crudo ma in realtà è proprio la tipica cosa della focaccia ligure, e poi man mano che si fredda il colore diventa proprio omogeneo. Una favola, ragazzo, l'acquolina solo a vederla così mi viene voglia di rifarla anche adesso. La ricetta veramente è buonissima, provare per credere, come vedete è bella sottile. Adesso vado a tagliare i pezzettini e veramente qua non resta che gustarla, cioè veramente buonissima, e riscaldata al giorno dopo ancora più buona, vi giuro è spettacolare, e vedrete adesso anche proprio com'è morbida e cioè, mamma, vi giuro, la salivazione a mille, è troppo buona. Ma la cosa che adoro è che è veramente veloce da fare, come vedete, cioè ci vuole un attimo di impastare e poi semplicemente un paio d'ore di lievitazione. È molto veloce ma vi assicuro che è gustosa e farete un super figurone, e quindi niente, provare per credere. In my face, you're amazing. You swear too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. Yeah, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you offer joy. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di. E niente ragazzi, io adesso vi saluto con appunto questo languorino. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se rifate la ricetta fatemelo sapere, vi prego, fatemi sapere se vi è piaciuta, insomma fatemi sapere. Io vi aspetto al prossimo video e vi mando un bacione.
Ciao. Wait for